Continua la scalata della Nertos Basket, città di Cosenza, che nonostante la sicurezza playoff continua una marcia inarrestabile, battuto anche il Gela per 90-74. Scenari ambiziosi potrebbero aprirsi da questo momento in poi per gli uomini di coach Binetti, che se riuscissero nell'impresa di conquistare almeno il quarto posto nelle ultime due partite della fase d'orologio contro Catanzaro e Mazara, entrerebbe di diritto nelle eliminatorie. Terza vittoria consecutiva dunque per la Nertos in una partita che si è distinta però per un equilibrio di gioco tra le due squadre. Ci menevamo a vincere e a ben figurare, quindi abbiamo lottato nei primi due quarti, abbiamo difeso non benissimo, io negli spogliatoi ragazzi gliel'ho detto, insomma sì, 46 punti offensivi vanno bene, però ne abbiamo presi 45 contro i 29 del terzo e quarto quarto, quindi significa che abbiamo difeso meglio nel terzo e quarto quarto. Bisognava accelerare un po' il discorso difensivo se volevamo staccare un attimino questo Gela, che comunque è una buonissima squadra e comunque come noi è una squadra che predilige l'attacco alla difesa. È stata una buona partita.